in questo numero del Salus TG. Magia del cinema in ospedale. Al Policlinico Gemelli di Roma, spot firmato Tornatore per raccolta fondi. Studio italiano, neuroni reset durante il sonno. Ecco perché perdiamo coscienza. Nasce il coordinamento mondo medico per neoabilitati e specializzandi. L'emozione del cinema per far dimenticare ai pazienti, anche solo per la durata di un film, di essere dei malati. È lo spot girato all'interno del Policlinico Gemelli di Roma, firmato dal premio Oscar Giuseppe Tornatore con le musiche di Claudio Baglioni, per sostenere la raccolta fondi promossa da Medicinema Italia. L'obiettivo è la costruzione, entro l'autunno, della prima sala cinematografica integrata in una struttura ospedaliera pubblica con 120 posti e spazi per i letti dei malati. Una sala destinata alla cinematerapia per aiutare i pazienti a vivere al meglio la degenza. Cala il buio, le palpebre si chiudono e la coscienza si riduce fino a sparire. Un team di ricercatori italiani ha svelato il meccanismo che si nasconde dietro questo fenomeno. I neuroni sono attivi, ma si comportano come i circuiti di un computer che si resetta continuamente. Mantengono infatti aperti i canali di comunicazione tra di loro, ma gli impulsi scambiati lungo la rete sono frammentati e incompleti. E questo impedisce il mantenimento di un normale stato di coscienza. Nasce il coordinamento mondo medico, che punta a mettere insieme le istanze di medici neoabilitati e specializzandi, colmando il vuoto di rappresentanza oggi presente nella categoria. Gli scandali del primo concorso nazionale per le scuole di specializzazione hanno acuito la distanza tra la base e la dirigenza delle associazioni preesistenti. L'obiettivo primario di mondo medico sarà la realizzazione di un percorso a cilindro, dove tutti coloro che sono entrati a seguito della programmazione hanno il diritto e il dovere a proseguire nella formazione e nel lavoro. Thank you.